Aristotele, grande filosofo e sapiente del mondo antico, parla di un fiume chiamato Tartesso. Dice che nasce dai Pirenei e raggiunge il mare oltre le colonne d'Ercole. Peccato che nessun fiume del genere esista nella penisola iberica. Questo è solo uno dei tanti riferimenti a un nome, Tartesso, che per alcuni indica una generica terra dei metalli, per altri un fiume, una singola città, una civiltà o un regno, tutte queste cose messe insieme. La leggenda vuole che Tartesso fosse uno dei luoghi più ricchi del mondo antico e sicuramente una delle civiltà più prospere e potenti situate nell'estremo occidente. Addirittura l'eroe Ercole sarebbe collegato a questo luogo importantissimo nell'immaginario degli antichi. Eppure forse non l'avevate mai sentito nominare prima e ad oggi non sappiamo nemmeno dove fosse collocato e se sia veramente esistito. In questo video indagheremo proprio su un grande enigma del mondo antico, quello di Tartesso, la splendente città perduta. Le fonti che ci parlano di Tartesso sono spesso contraddittorie e hanno lasciato questo nome avvolto nel mito e nel mistero. Nella mitologia Tartesso compare in relazione a Gerione. Gerione era un gigante con tre teste che regnava sull'isola di Eritrea e possedeva una mandria di vacche sacre ad Apollo. Il suo regno si estendeva appunto ai confini con Tartesso, forse includeva Tartesso stessa. La decima fatica dell'eroe Ercole consisteva proprio nell'impossessarsi delle vacche di Gerione nei pressi dei luoghi visitati. In questa occasione Ercole avrebbe posto le sue leggendarie colonne. Lo storico greco Pausania e lo storico romano Solino aggiungono al mito un nipote di Gerione, un semidio chiamato Norace. Norace sarebbe arrivato in Sardegna alla guida del popolo degli Iberi, partendo proprio da Tartesso, che era la sua terra d'origine. Un successivo sovrano di Tartesso sarebbe stato, sempre secondo il mito, un certo Gargoris, inventore tra l'altro dell'apicoltura. Gargoris era il re dei Cineti o Coni, un popolo della penisola iberica, e secondo il mito si sarebbe innamorato della sua stessa figlia e da lei avrebbe avuto un secondo figlio di nome Abis. Gargoris avrebbe cacciato il bambino frutto dell'incesto, ma questo sarebbe stato allevato da una cerva e sarebbe tornato a spodestare il padre. Nella lingua dei Cineti Abis significa proprio cerbiatto perché lui, essendo stato cresciuto da una cerva, ne aveva ripreso delle caratteristiche. Sempre all'ambito del mito appartiene una diffusa identificazione di Tartesso con la leggendaria Atlantide di cui parla Platone. Secondo alcuni, sia Atlantide sia Tartesso erano società avanzate che scomparvero sommerse dalle onde. In più sia Atlantide sia Tartesso erano collocate oltre le colonne d'Ercole, quindi era probabile che in realtà fossero la stessa civiltà. Per quanto il mito di Atlantide sembra nettamente un'invenzione di Platone, non possiamo sapere se non si fosse basato su racconti relativi a una civiltà veramente esistita e poi caduta in declino, come poteva essere quella di Tartesso. Comunque con Abis finiscono più o meno i resoconti considerati mitologici e iniziano quelli con una dose maggiore di attendibilità storica. Tra i più antichi e autorevoli c'è quello dello storico Erodoto che ci parla di un altro re di Tartesso chiamato Argantonio. Argantonio avrebbe regnato su Tartesso per 80 anni e sarebbe vissuto per ben 120 anni tra il VII e il VI secolo a.C. Per spiegare questa vita insolitamente lunga, alcuni storici ritengono che sotto questo nome siano in realtà raggruppati vari regnanti diversi. Erodoto dice che Argantonio accolse calorosamente i primi greci a raggiungere la penisola iberica, ovvero una nave di Focesi, e li esortò a stabilirsi in Iberia. Sentendo che i Medi stavano diventando una forza dominante nella zona dove sorgeva Focea, Argantonio diede anche ai Focesi i soldi per costruire un muro difensivo intorno alla loro città. Pausania, che è proprio un geografo greco antico, scrive questo a proposito di Tartesso. Dicono che Tartesso sia un fiume della terra degli Iberi che sfocia nel mare in due bocche e che tra le due bocche ci sia una città con lo stesso nome. Il fiume, che è il più grande in Iberia e soggetto a marea, fu in seguito chiamato Betis e ci sono alcuni che pensano che Tartesso fosse l'antico nome di Carpia, una città degli Iberi.
Una città di nome Carpi o Carpessus è indicata come l'antica Tartesso anche da Appiano nel secondo secolo d.C. Betis invece è l'antico nome del fiume Guadalquivir e questa collocazione è confermata anche dal geografo romano Strabone che a sua volta riporta la testimonianza dell'esploratore greco Pitea. Secondo Strabone, Tartesso era la patria originaria di un popolo iberico chiamato Turdetani e si trovava nella valle del Guadalquivir. Gli abitanti di questi luoghi erano secondo lui più civilizzati tra gli iberici, conoscevano la scrittura e avevano libri di leggi e poemi che consideravano antichi di 7000 anni. Nel primo secolo d.C. Plinio il Vecchio identificò Tartesso con la città di Carteia, situata sullo stretto di Gibilterra. Infine Tartesso è citata ben 3 volte anche dal poeta latino Rufo Festo Avieno nel IV secolo d.C. Lui la identifica con Gadir o Gades, che sarebbe l'odierna città di Cadice. Oltre alle fonti greco-romane, forse Tartesso è citata anche nella Bibbia con il nome di Tarsis. Nel libro di Ezechiele si dice che commerciava con Tiro, una città fenicia, scambiando argento, ferro, stagno e piombo. Credo che sarete anche voi un po' confusi da queste informazioni piene di riferimenti vaghi a luoghi poco conosciuti, ma ora proveremo a metterli in ordine e a vedere a quali teorie conducono su Tartesso. Partiamo intanto dai dati che mettono d'accordo tutti i resoconti, che sono pochi ma ci sono. Tartesso risulta situata in una posizione occidentale rispetto alla Grecia, potremmo dire anche nell'estremo occidente, è un luogo ricco grazie al commercio di metalli. Pare anche abbastanza certo che Tartesso sia andata in netto declino intorno al 500 a.C. Probabilmente è finita sotto il controllo dei cartaginesi o ha visto per qualche motivo una crisi irreversibile dei traffici commerciali che l'avevano resa grande. A parte questo, ci sono almeno 4 teorie principali che provano a svelare il mistero di questa antica civiltà. Bisogna però dire prima di tutto che la ricerca è resa molto complessa dalla presenza di almeno 5 gruppi etnolinguistici nella penisola iberica prima della conquista cartaginese. C'erano popoli iberici pre-indoeuropei a est, i proto-baschi precursori dei baschi a nord, i celti nel centro della penisola, popoli indoeuropei come i Lusitani a ovest e i Turdetani che abbiamo già nominato e dei quali parla Strabone a sud. In più erano state fondate sulle coste affacciate sul Mediterraneo varie colonie fenicie e greche. E questo è solo un quadro riassuntivo perché probabilmente c'erano decine di sottogruppi diversi. Comunque, seguendo il quadro che abbiamo appena visto, la prima teoria e quella ormai tradizionale è che Tartesso fosse una delle principali città dei Turdetani. I Turdetani erano considerati più ricchi dell'intera penisola iberica ancora in epoca romana e questo tornerebbe con la leggendaria ricchezza di Tartesso. Su questo assunto si è basata anche la prima spedizione archeologica alla ricerca di Tartesso effettuata dal tedesco Adolf Schulten negli anni 20 del Novecento. Basandosi su resoconti che abbiamo visto prima come Pausani e Strabone, Schulten trovò solo i resti di un'antica città romana e nonostante poi abbia dedicato tutta la sua vita a cercare Tartesso, non l'ha mai trovata. Dopo essersi arreso davanti alla completa assenza di riscontri archeologici, ha invitato il mondo dell'archeologia a estendere le ricerche ad altre zone. José María Luzón Nogué, un importante archeologo spagnolo, è stato il primo negli anni 60 a identificare Tartesso con Huelva, una città dell'Andalusia. Huelva è famosa per delle miniere d'argento che raggiunsero nell'antichità proporzioni industriali. Nel tempo sono stati fatti vari ritrovamenti archeologici nell'area circostante, anche se spesso è difficilissimo attribuirli a una cultura precisa. Infatti la ricostruzione archeologica viene resa molto complicata dal fatto che la zona subì l'influenza di diverse ondate successive di colonizzatori, sicuramente i Fenici, i Greci e forse i Celti, ed è difficile dire con che grado di intensità questo abbia influenzato una civiltà preesistente. Infatti il sud della penisola iberica attirava chi era in cerca di metalli, perché lì ci sono delle miniere e c'è anche lo sbocco sull'Atlantico. Verso nord c'era la rotta dello stagno dalle isole britanniche. La collocazione in quell'area sarebbe supportata dal ritrovamento del tesoro di El Carambolo vicino a Siviglia.
Questo tesoro contiene 21 pregiatissimi pezzi d'oro lavorato che sarebbero la prova effettiva della famosa ricchezza di Tartesso. La seconda teoria mantiene Tartesso nella Spagna meridionale, ma considera l'importanza della cultura fenicia nei ritrovamenti fatti in quest'area. Abbiamo visto che Avieno identificava Tartesso con Gadir o Gades, che è l'odierna Cadice, e questa è una colonia fenicia di Tiro. Il rapporto di Tarsis con Tiro veniva evidenziato nella Bibbia, sempre che Tarsis sia la stessa Tartesso. In più, Cadice è considerata una delle città più antiche dell'Europa occidentale ad essere stata abitata continuativamente, e sorge su un'isola che viene tradizionalmente considerata l'isola di Eritrea. Se ricordate, Gerione, colui che aveva dato origine alla stirpe mitologica dei re di Tartesso, avrebbe regnato proprio su Eritrea. Dunque, vari indizi farebbero identificare Tartesso non con Huelva, ma meglio con Cadice. Sono state ritrovate anche delle stele funerarie e delle iscrizioni di una lingua convenzionalmente definita tartessica e, nonostante non sia ancora completamente decifrata, secondo diversi studiosi ha dei rapporti con il fenicio. Senza dubbio è scritta con un alfabeto fenicio modificato. E sempre senza dubbio in quest'area adoravano la dea Astarte e la divinità maschile Baal o Melkart, direttamente appartenenti alla religione dei Fenici. Magari era nata sì come città di qualche popolo autoctono, ma secondo questa teoria Tartesso sarebbe stata quantomeno ricolonizzata dai Fenici e quindi quella di cui gli autori greci parlano con meraviglia sarebbe la più grande città fenicia nel Mediterraneo occidentale. La terza teoria punta i riflettori sul fatto che l'arrivo delle popolazioni celtiche nella penisola iberica nell'11 secolo a.C. coinciderebbe con il sorgere della civiltà di Tartesso. Questo mantiene ancora Tartesso nella penisola iberica, però pone l'accento sul fatto che potrebbe essere stata una grande civiltà dei Celti. Il linguista americano John Cock ritiene per esempio che la lingua cosiddetta tartessica sia una lingua celtica. Per quanto la sua teoria non sia accettata da tanti altri studiosi, il nome del re Argantonio, citato da Erodoto, pone delle interessanti domande. Sembra che Argantonio condivida la sua etimologia con la parola argento, che si trova ricostruita nel proto-celtico Arganto. Tartesso, infatti, era ricca di argento e nomi simili compaiono in iscrizioni di epoca romana nelle stesse località del sud dell'Iberia. Un nome o titolo celtico, Arganto Danos, si trova su monete d'argento nella Gallia settentrionale e potrebbe aver avuto un significato simile alla parola tesoriere. La quarta teoria è sicuramente la più rivoluzionaria rispetto alle altre e sostiene che Tartesso non fosse per niente nella penisola iberica. Nel 2018 un saggio dell'italiano Giuseppe Mura l'ha posizionata in Sardegna. Questo comporta che le fonti antiche a un certo punto avrebbero ricollocato Tartesso nella penisola iberica, spostandola dalla Sardegna. Sebbene l'operazione potrebbe sembrare strana, ci sono sicuramente dei collegamenti tra Tartesso e la Sardegna. Pausania sosteneva che Norace fosse venuto in Sardegna con degli Iberi e avesse fondato la città di Nora. Una famosa stele rinvenuta proprio qui e chiamata infatti Stele di Nora, secondo alcune interpretazioni, conterrebbe la parola Tartesso scritta in lingua fenicia. Se ricordate, Tartesso è collegata alle colonne d'Ercole, ma effettivamente le colonne d'Ercole non hanno una collocazione fissa nei testi antichi. Per noi oggi coincidono con lo stretto di Gibilterra, ma sembra che nei testi antichi cambino posizione insieme a successive fasi di esplorazione, essendo semplicemente un simbolo dei confini del mondo conosciuto. Questo consente che per un certo periodo potessero essere ubicate più a oriente rispetto alla penisola iberica, per esempio proprio in Sardegna, che poi siano state spostate insieme all'allargarsi degli orizzonti esplorativi, magari spostando insieme a loro proprio Tartesso dalla Sardegna alla Spagna. A causa della stratificazione sia dei resoconti su Tartesso sia di tantissimi popoli e culture nelle ipotetiche aree in cui sarebbe sorta, ad oggi non sappiamo ancora niente di certo.
Forse si trattò di più città diverse, probabilmente di una civiltà diffusa anche nel territorio circostante ad esse, poiché fosse strettamente collegata ai Fenici, forse è la teoria che si inserisce meglio nel quadro storico sia delle fonti sia dei ritrovamenti. Ma fatemi sapere anche voi nei commenti qual è l'ipotesi che vi convince di più o se ne conoscete anche altre. E se avete apprezzato questo video e la ricerca che c'è dietro, iscrivetevi al canale per non perdervi tanti altri viaggi tra gli enigmi della storia. E se vi va, consigliatelo anche ad amici ai quali piace come voi immergersi in questi argomenti. Grazie per la visione e vi aspetto ai prossimi video. Ciao!